sai che qua un po' barbari dobbiamo essere. Certo, certo. Solo è ricominciata l'isola dei famosi. Sì, ecco. Ma strano che mi parli di questo, no? No, però io, la verità è che io non ho capito perché tu non sei più... Insomma, all'isola eri un po' tu. Sì. Cosa è successo? Perché non lo sei più stata? Beh, non lo so, una serie di motivi, però ti devo dire la verità. Io, cioè, è ovvio che un programma come l'isola è un vestito che mi sono cucita addosso, no? Eh beh, ce lo ricordiamo. Ho scelto il vestito viola. Tutti i vestiti e look, no? Ma parlo di trasmissione proprio. L'ho scelto, mi ricordo, insieme a Marano, l'abbiamo creato, ci ho messo il sangue, ci ho messo la passione, il gioco di squadra, la salute. Cioè, ogni isola mi ricorda un momento della mia vita molto importante, anche delle volte molto doloroso. Quindi è un vestito che io mi sono cucita addosso. È chiaro che poi, non è vero che dice arrivata una che è peggiore, migliore, è chiaro che ci vuole tempo perché, non so, ma perché Alessia non lo fai per esempio, più tu? Perché non lo fai più tu? Non lo so perché non lo faccio più io, ma va bene così, insomma. Ah, io pensavo che fosse stata una tua scelta, ma che no, stavi facendo altro. È stata una scelta un po' di tutti, ma va bene così. Al di là di Alessia, Alessia è bravissima, adorabile, è una brava persona. Perché infatti ti devo dire la verità, io divido le persone in due categorie. Le persone per bene, come Alessia per esempio, che è una collega che io conosco da quando aveva 17 anni, stavamo insieme a Telemonte Carlo, adesso alle 7. E poi le blatte, sai cos'è una blatta? È uno scarafaggio. Uno scarafaggio però... che si nutre del sporco degli altri, cioè che, non so, si nutre dello sporco che c'è in te per visibilità, per popolarità. Ovviamente io preferisco parlare delle persone per bene. Immagino, esatto. Però a questo punto devo anche capire che queste blatte... No, le blatte sono molte. Sono molte. Molteplici, sì. Ma c'è gente che sparla? Sì, no, gente che ti usa per andare sui giornali, che ti usa per visibilità, che ti usa per qualunque altro motivo. Ma ci sta. Beh, comunque, insomma, quando però ti devo stato... dire che io lo vedo adesso, è come una parte della mia vita che si è chiusa. Quindi... Te non mi sembri una che guarda all'indietro. No, io per niente. No, come puoi ben dimostrare, anzi non ho voluto un contratto in esclusiva proprio per spaziare nei vari progetti, per cui non sono una che si guarda indietro. Però due risate con la prima puntata del tifone te le sarei fatte. Ma no! Dai, Simone! Cioè, non è vero. Ma due risatine... Cioè, c'era tra l'altro tutto in rete, non facevano altro che dire. No, tutto, in rete è stato un trionfo. Cosa che mi ha fatto più sorridere, se posso, al di là del fatto che non, ti ripeto, non sono una blatta, quindi non godo delle disgrazie altrui, no? La blatta sarà spero top trend su Twitter. Hashtag blatta. Hashtag blatta. ci siamo capiti. E ci siamo capiti. È il fatto che mi arrivasse, senza alzare un mignolino, è arrivata questa quantità incredibile di messaggi di affetto nei miei confronti. Non che non mi hanno fatto piacere. Beh, perché ci ricordavamo tutti di te che ti lanciavi dall'elicottero, è arrivata super simo. Sì, però è il mio karma. Io come X Factor quest'anno, in cui ho ricevuto anche tanti messaggi di stima, il mio karma perché è questo. Non hai più fatto X Factor? X Factor è stata proprio una mia scelta, perché volevo fare altre cose e è stata una scelta quella di... L'hai fatto anche quello un parecchio tempo. Quanti anni? Beh, insomma, 5 anni, di cui 3 a Sky, quindi insomma andava bene.